la Thailandia va al voto e si prepara ad affrontare inevitabili ripercussioni. Ingluck Shinawatra sembra destinata a diventare il primo capo di governo donna, sorella dell'ex premier Thaksin, in esilio volontario dopo la rivolta delle camicie gialle nel 2008, ha guadagnato velocemente consensi, aiutata anche dall'enorme ricchezza del fratello. Il premier uscente, Absit Vejjajiva, potrebbe pagare il suo scarso feeling con la popolazione, derivante dal fatto di aver preso il potere grazie ad un ribaltone parlamentare e allo scioglimento di due governi guidati dalle camicie rosse. Sembra inevitabile, comunque, che la Thailandia continui, seppur con dinamiche diverse, a fare i conti con il clima di tensione. La decennale lotta tra i gialli e i rossi potrebbe avere un ulteriore prologo nelle proteste di piazza, fomentate, nel caso dell'ultimo ribaltone, anche dall'esercito.